Buongiorno Italia. Sono un po' amareggiato oggi, ve lo dico, Come mai, Marco? Sono triste. Cosa è successo? Sono talmente giù di core che non c'ho neanche voglia di parlarne. Uè, stronzo, dai. Dai, Claudio, scorregge. Claudio, ho bisogno del tuo aiuto, per favore. Claudio, cosa c'è? Ho bisogno di contanti. Buongiorno, Claudio. Vuoi tu che non c'è neanche l'orologio? Vabbè, dai, vai via. Che mi provo. Claudio, scusa, per capire, cioè un uomo che non ha l'orologio cosa significa secondo lei? Si vede che c'è un problema, mutilato, dici tu. Ma no, ho il polso molto piccolo, non trovo un orologio della misura. Ma non è un polso, è una zampa. Ma come zampa? Tu hai le zampe. No, io gli arti superiori. Tu sei bestiame, non sei. Sono bestiame. Diciamo, per essere considerato, diciamo, astralopiteco, comunque essere qualcosa che si avvicina all'essere umano, devi avere l'orologio. Cioè, io sono derrata, secondo lei. Tu sei una derrata alimentare. Okay. Sei anche carburante. Senti, Claudio, ma spiega, cioè, cerchiamo di capire un attimino. Tu quanto sei ricco? Cioè, per capire, no? A parte il fatto che la tua educazione... No, in orologio. Cioè, riusciamo a capire quanto sei ricco in orologi? Diciamo, se dovessi mettere in fine i miei orologi da qui alla Luna, farei il giro 4 volte. No, è impossibile. Allora, il peso dell'anima di un uomo si misura in orologi. No, si misura in grammi. Diciamo che la vita sono enormi lancette sotto una corona, possibilmente Rolex, capito? Quindi solo Rolex è l'unità di misura. Vuol dire quella parola che è una bestemmia nella tua bocca, capito? Bravo. Hai capito? Mao. Come Mao? Mao. Ma non per Zetung, per il gatto. Ah, capito. Dai, vai a fare la pipì nella terrella, dai. Adesso le rispondo come Grasso a Giovanardi. Ogni suo insulto è una medaglia, grazie. Non parlare di medaglia, perché comunque stai parlando di oro e nella tua bocca non ci sta. Beh, fra un po' sì. Dimmi, ma qual è il problema? Tipo, non so, no, Fabio Lisei, no? Fabio Lisei. Sempre io? No, ma così, perché oggi mi stai sul cazzo. Ah, cioè, bene. La lince col cappello. È una lince, non è un esorio. È una lince, bravo. Perché non stai in uno zoo? Ma ci sono, quello di 105. No, ma io non parlo di quello radiofonico. Tu staresti bene con una targhetta dorata in basso che mi spiega la provenienza geografica. Io sono ligure. Dovresti stare lì, pulirti con la lingua, aspettare l'incaricato che ti lancia la carne, ma sempre della tua specie, naturalmente. Cosa certo. Diventa antropofago, scusi. Forza, dai. Vabbè, Claudio, la ringraziamo. Ricordiamo una cosa importante, che sotto i 7.000 euro al polso sei che cosa? Sei carburante. Per rubare le parole. O combustibile. Al bestiame, certo. Qua di fianco sei una errata alimentare, cioè, sei utile al mio sostentamento. Perfetto, grazie Claudio, arrivederci. Figurati, solo tu però, gli altri zero. Grazie, è ovvio, io sono il tuo pezzo, giusto? Il tuo gattone domestico. Sentite, tra le varie stronzate che già conosciamo abbastanza bene, sapete che soprattutto nei paesi anglosassoni fare causa alle persone è una moda, no? Sì. Cioè, negli Stati Uniti si fanno causa per qualsiasi cosa. C'è un avvocato che praticamente ha fatto causa a un suo collega perché gli ha stretto molto forte la mano, gli ha chiesto $15,000 di realtà. Ma perché lui lavorava sul set di Hulk. Stamattina, incuriosito, sono andato a cercarmi le 10 cause giudiziarie più assurde del mondo. Allora, c'è un camionista americano che ha fatto causa alla Budweiser, nota azienda che produce birra, perché nel 1990 fece una campagna pubblicitaria dove c'erano due camionisti che stappavano una bottiglia di Budweiser e automaticamente spuntavano due fighe sul camion. Il coglione cosa ha fatto? Ha visto la pubblicità, cazzo, preso benissimo, si è fermato tipo all'autogrill, sai, il distributore di benzina, ha comprato una Budweiser, è salito sul camion ed è rimasto 7 ore con la bottiglia stampata aspettando che apparisse la figa. La figa ovviamente non è apparsa e questo ha fatto causa alla Budweiser e ha vinto! Oh, ha vinto! Questo ha vinto! Per... Allora, aspetta, c'è la spiegazione. Allora, praticamente, lesioni emotive e mentali. Ma vai a cagare. Ha chiesto $10,000 di risarcimento danni. Giusto. Allora, anch'io voglio fare una causa. Io è dagli anni 80 che la mano del metano non l'ho mai vista. Sì, è vero. Accendo i fornelli, dove cazzo è questa mano? Anche io sono stato 4 giorni in pena per la tigre nel motore, ho detto, non si sa mai che non la sento più ruggire. Io mi sono buttato dal secondo piano e col cazzo che Red Bull mi ha messo le ali. Perché non mi sono rotto 2 tibie. È vero, hai ragione. Voglio hai fare ragione. Causa a questa gente. Poi io quanti yogurt ho comprato?
prato sperando di spruzzare. Müller, ti aiuta l'amore. Fare l'amore. Bravo, io ho fissato per 4 giorni dentro il Danacol, ma quegli omini lì non li ho visti, pensavo fossero affogati. Io non bevo più acqua perché ho paura che ci sia quella particella di sodio lì. E cosa fai? La bevi, la mandi giù, diventi un omicida. Bravo. Che cazzo? Secondo me tu bevi un'acqua ricca di stronzio. Sì. Nel senso dell'elemento chimico. Cioè, per finire c'è una vecchia stronza di 79 anni. Bene. Una vecchia bastarda, certo, che ha deciso di fare causa a una catena, diciamo, molto famosa, e tutti si misero a ridere, la famosa catena dei McDonald's, no? Sì. Perché si è ustionata con la tazza del loro caffè. Risero tutti un po' meno, c'è scritto, quando la giuria diede ragione alla combattiva anziana bastarda, risarcendola con 2,9 milioni di dollari. È vero, adesso negli Stati Uniti in qualsiasi posto tu vada a prendere il caffè, quelli nel bicchiere, c'è il bicchiere, c'è scritto attenzione che brucia, è vero. Se è vero come lo specchietto retrovisore della macchina, sì, che dice le misure non corrispondono alla realtà. Gli oggetti potrebbero essere più grandi di come appaiono. Infatti io mi ci specchio l'uccello per consolarmi. Casi da tribunale, signori, signori, ecco, c'è un tribunale in Italia. Stia zitto, per favore, signore Coglione, per favore. Io veramente non ho espresso. Lei è una merda, se lo faccia dire. Attenzione che le do la scossa. Anche al di fuori della scenetta. Cioè, anche al di fuori, allora ci colleghiamo. Goda, bastardo. Come goda, infame. Allora, mentre io sono sulla mia ciclette nudo, con una Budweiser in mano, aspettando che si materializzino due donne. Sì, non so per dire un'altra cosa. Brutta.